Allora, tutte le volte che vogliamo modificare le dimensioni di un'immagine per farla stare nello spazio che ci serve, abbiamo alcune alternative come ritagliarne una parte, selezionare e riposizionare il contenuto, oppure provare con il classico Ctrl-T o Command-T e cercare di spostare e ridimensionare alla bella e meglio il nostro contenuto. C'è da dire una cosa, che questo va bene se vogliamo ottenere un ridimensionamento proporzionale, ma facendo questo ridimensionamento cambiamo drasticamente in realtà l'ingombro generale della nostra immagine. Se in realtà noi volessimo ridimensionare l'immagine senza perderne le proporzioni, l'unica alternativa che abbiamo a disposizione è questa fantastica funzione di Photoshop che si chiama scala in base al contenuto, che troviamo nella versione CS4 sotto il menu modifica. Una volta selezionata, non dobbiamo fare altro che utilizzarla come utilizzeremo il normale strumento di trasformazione. La differenza è che magicamente il nostro contenuto viene ricalcolato in maniera tale da mantenere il più possibile e più verosimilmente possibile le proporzioni rispetto al reale, questo sia lateralmente che verticalmente. Vedete, la magia di questa nuova opzione è che possiamo fare in questa maniera trasformazioni veramente importanti in pochissimi clic. Ovviamente, se andiamo oltre un certo livello di compressione, il ricalcolo diventa pressoché impossibile e pressoché impossibile mantenere le proporzioni reali. Ma questo in realtà ci permette comunque di gestire il ridimensionamento efficace e realistico delle nostre immagini con un ottimo, ottimo margine di tolleranza.